Ben ritrovati tutti, prendiamoci per mano e viviamo insieme una nuova camminata tra terra e cielo. E questa volta nel territorio di Piombino Dese, in provincia di Padova. E ben trovato l'amico Sile, straordinario fiume italiano di Risorgiva, che proprio qui, tra Torreselle, frazione di Piombino, e Casacorba, frazione di Vedelago, in provincia di Treviso, nasce. È una zona di confine. Quasi certamente, in antico, l'area era parzialmente allagata con isolotti emergenti, argilloso o sabbiosi, attorniati da vaste zone torbose e costituiva un sito privilegiato per insediamenti a volte prolungati, a volte temporanei. La tipologia di reperti rinvenuti fa pensare ad un'economia prevalentemente agricola, senza escludere l'allevamento stanziale, con movimenti stagionali seppure limitati. Ciò valeva sia per le vacche sia per le gregge ovine. Il grosso della popolazione rimaneva nel territorio tutto l'anno praticando l'agricoltura. Una parte, il nucleo pastorale, si spostava periodicamente sfruttando la pianura durante l'inverno e trasferendosi in montagna durante l'estate. L'istituto del pensionatico, nato nel 1700, estinto nel 1856, forse anche per regolare questi trasferimenti pastorali di antichissima origine e che concedeva ai pastori dei sette comuni dei privilegi per poter svernare nella pianura padovana e vicentina, comprovano l'esistenza di transumanze protrattesi per secoli. Le carte d'archivio di Piombino relative al pensionatico si riferiscono a movimenti quasi esclusivamente della montagna verso la pianura, ma altre carte del 1500 testimoniano spostamenti di bovini da Piombino verso i monti, secondo una tradizione che doveva essere antichissima. Intanto noi stiamo muovendo i nostri passi nel suo vasto territorio. Apprezziamo quanto vediamo ed incontriamo il sindaco Pierluigi Cagnin. Intanto benvenuti nel nostro territorio. Piombino Dese è un bel comune di 9.600 abitanti. È situato all'incrocio sostanzialmente di tre province, nell'Alta Padovana, i confini poi con la provincia di Treviso e la provincia di Venezia. È un comune che offre, molte bellezze, sia artistiche, architettoniche, ma anche naturalistiche. Qui siamo all'interno del parco del fiume Sile. Il fiume Sile nasce a Piombino Dese, è il fiume di Risorgiva più grande d'Europa, oltre 95 chilometri, e questa è veramente una meraviglia naturale straordinaria. Dopodiché il nostro comune offre naturalmente anche altre bellezze, cito per esempio le nostre ville meravigliose, Villa Cornaro e Villa Marcello, oltre che Villa Carrisi a Torreselle. Per esempio Villa Cornaro è un gioiello palladiano meraviglioso, una delle ville più imitate al mondo. Basti pensare che soltanto 2 anni fa gli Stati Uniti d'America hanno dichiarato ufficialmente, con una risoluzione votata all'unanimità, Andrea Palladio padre dell'architettura americana. Questo è il più grande, credo, riconoscimento che abbiano mai dato a un non americano, quindi siamo orgogliosi che sia un padovano che ha lavorato anche nel nostro territorio, a Piombino Dese. Credo che il nostro territorio, che è sempre vissuto fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, soprattutto di agricoltura, successivamente si è anche arricchito grazie alla piccola e media impresa, debba pensare anche a sfruttare proprio le sue bellezze naturalistiche e artistiche per puntare anche sul turismo dei prossimi anni, perché sappiamo benissimo che gli americani, ma anche i nord europei, amano molto l'architettura palladiana e quindi nel tragitto da Venezia a Vicenza sicuramente possono fermarsi anche... Possono vedere di cose tantissime, possono fermarsi a vedere anche le nostre bellezze di Piombino. Così come dobbiamo anche cercare di intercettare il turismo, che avrà grandi numeri nei prossimi anni, nei prossimi decenni, che arriverà dall'Oriente del mondo, soprattutto dalla Cina. Sono previsti oltre 400 milioni di cinesi che viaggeranno nei prossimi 20 anni. Noi abbiamo una fortuna, che i cinesi conoscono molto bene Marco Polo e la sua storia, sanno che era veneziano e quindi coloro che verranno in Europa faranno tappa sicuramente a Venezia. Riuscire a portarli una mezza giornata, una giornata, qualche giorno anche qui a 30 km da Venezia può essere una risorsa importante anche per le nostre economie. Ricordo che questo territorio è inserito nella centuriazione di Altino, è compreso tra l'agro di Padova e quello di Asolo. Ebbe un ruolo di primaria importanza la via Cornara, il cui nome ed utilizzo sono ancora presenti nella memoria dei più anziani. La parola alla storia.
In tempi remoti, sciolte dai ghiacci, scesero le acque verso il mare, percorsero terre, nutrirono vite, raccolsero uomini e dettero inizio alla storia, che, come l'acqua, scorre. Popoli si arricchirono di scienza e d'arti, tracciando segni di splendide civiltà. Fissarono dimora in queste località coloni romani, e quindi vassalli del vescovo, il più democratico comune, ed infine grandi famiglie aristocratiche di Venezia. Tra le famiglie veneziane di antica nobiltà, Gradenigo, Grimani, Marcello, Contarini, Morosini, Soranzo e Demo, maggiore rilievo ebbe quella dei Cornaro, e chiamava dirsi discendere dall'antiquissima gens Cornelia. Avete capito dove ci troviamo? In un comune davvero bello, Piombino Dese, e in questo momento in un luogo di fresche e chiare acque sorgive. Quest'area era un'area, come tuttora, in parte, un'area destinata a suo tempo a transumanze, cioè a traguardi per transumanze. È un terreno torboso che ha delle essenze particolari, come sono le zone umide in particolare. E poi noi abbiamo questa realtà che ci contraddistingue, e cioè questi fontanassi, quest'acqua che nasce dal nulla, forse da sotto, per essere poi sfruttata in maniera più o meno adeguata, anche culla di certe leggende, tra cui quella della Cagnetta Cornaro. Ma a questo punto fermi lì. Vi raccontiamo la storia della Cagnetta Cornaro. A cosa serve conquistare il mondo se poi si perde l'anima? Il riferimento è la nobile famiglia veneziana dei Cornaro, proprietaria per 4 secoli di ville e terreni a Piombino, e che ebbe tra i suoi rampolli una regina, Caterina, raffigurata con il marito Giacomo II di Lusignano, re di Cipro, nella sala delle 4 colonne della villa palladiana, che, pur non essendo mai risieduta a Piombino, fu probabilmente all'origine di una leggenda così narrata. Un giorno di primavera, una nobildonna della famiglia Cornaro visitava con il suo splendido calesse al traino di 4 cavalli bianchi le paludi di Torreselli di cui era proprietaria. Era quello giorno di rogazioni, ed un vecchio prete, accompagnato dal sacrestano e dai chierichetti, conduceva una lunga processione che si snodava per viottoli erbosi dalla casera al fontanasso detto de Acqua Longa. Dal coro sfilacciato di voci miste uscivano altissimi timbri femminili, lanciati a far salire in alto, sopra le cime alte degli alberi, le litanie dei santi. All'uscita da una curva, processione e carrozza si trovarono di fronte e si arrestarono. «Me faresse piacer de tirarvi in parte, che passa a procession pa di mandarvi a grazia al Signore, che il manda un bel raccolto sui campi», disse sommessamente il sacrestano. «Mi me sa che vi toccaria a voi altri tirarvi in parte, perché mi goda farvi far gamba i cavalli e farvi ciappar aria a me, signora», replicò tronfio il cocchiere. Udendo ciò, il vecchio prete si avvicinò al cocchiere ed, innalzando la croce con grande umiltà, disse: «Vardè, che comì gesè il paron del mondo». A queste parole la signora sporse il capo dalla carrozza e, irritata, rispose: «Se voi siete con il padrone del mondo, sappiate che davanti a voi avete la padrona di questa terra». E dette ordine di frustare i cavalli, che partirono scalpitando, urtando con forza il popolo attonito, reso muto da tanta alterigia. Alla curva sparì la carrozza ed un vortice si alzò d'improvviso. Lampi lunghi chiamarono tuoni profondi da nubi nere addensati in un baleno e sui canneti scuri della densa palude, squassata da fischi pungenti di vento d'inferno. Fulmini di ghiaccio squarciarono nebbie vischiose e si aprì sgomenta la terra e annodò le sue spire alle ruote impazzite del cocchio lucente, inghiottito da gorghi avvolgenti. Fu da quel giorno che di tanto in tanto, nelle notti di luna piena, cominciò ad udirsi il guaito angoscioso di un cane levarsi da quelle paludi. Era l'anima dolente della ricca signora, a Cagnetta Cornaro, diceva la gente, condannata ad errare per sempre, senza pace, ad invocare un improbabile suffragio.
Tutto questo finì pare con il Concilio di Trento, dove questi spiriti furono confinati. E questi erano i discorsi che si facevano durante l'inverno, nelle lunghe sere al filò, dopo le quotidiane preoccupazioni del fieno per le mucche, del grano per il pane, del gran turco, tutte cose necessarie che facevano fatica ad arrivare a nuovo raccolto, o quando nevicava, perché una volta ne veniva tanta e spesso. Qualcuno poi diceva che tutto questo era pura fantasia e si voleva spaventare la gente affinché rimanesse ancora di più a casa. Altri dicevano, e forse era la cosa più giusta, che era la fame a fare quegli scherzi, perché a quei tempi trovare da mangiare a sufficienza era quasi impossibile per la maggior parte della gente. Già agli albori della Repubblica di Venezia, i Cornaro fornirono uomini illustri fino a collocare sullo splendente soglio del Dogado Marco, da cui ebbe origini il ramo che a Piombino lasciò ampia traccia nella storia e nell'arte. Furono l'unica famiglia a dotare di un regno la gloriosa Repubblica di Venezia con Caterina. E convinta dal fratello Giorgio, donò l'isola a Venezia. A Giorgio, detto il Grande, per quel dono fu dato il titolo di Padre della Patria e alla sorella Caterina, di lì a qualche anno, la Repubblica concesse in cambio il castello di Asolo, splendido brano d'arte e di natura. Giorgio, detto Zorzon, nipote di Giorgio il Grande, che tra le sue tante possessioni ben predilesse Piombino, e qui e commissionò una grande villa ad Andrea Palladio, genio della creazione di spazi nello spazio, ricercatore assiduo d'armonia nell'eterna onnipotente natura. Ed ora, signori, sfogliamo una pagina dell'architettura molto importante. In primo piano, Villa Cornaro. E questa stanza, Angelo, cosa esprime nella residenza domenicale, altresì villa, sede amministrativa di un'allora grande tenuta agricola? Esprime un concetto fondamentale, secondo cui la caduta dell'uomo sarebbe l'inizio di un percorso anche artistico, che si concluderà invece con la resurrezione, tra virgolette, dell'uomo, che coincide con l'erezione del Tempio di Salomone e quindi il riscatto dell'uomo nei confronti di questo primo passo, la caduta dell'uomo che aveva stancato i dio, il quale ha detto a un certo momento: adesso vi punisco, vi mando un diluvio universale, tu Noè, che sei il più bravo di tutti, vedi di salvarti costruendo un'arca e mettendo dentro tutti gli animali e comunque gli esseri viventi che poi serviranno a continuare la sopravvivenza delle specie che io ho creato inizialmente. Questo è in pratica la summa di tutto. Rappresenta il diluvio universale. Vediamo sulla sinistra l'arca, che sarebbe appunto il motivo di salvezza, e alcune scene che ritraggono in maniera anche piuttosto slegata sentimenti umani. La cosa che noi possiamo osservare è che non c'è una unitarietà nel quadro. Ogni personaggio esprime un proprio sentimento particolare, non c'è però pathos, non c'è una sofferenza che intride tutta la composizione. Sono dei quadri nel quadro che rappresentano vari momenti dello stato d'animo dell'uomo. Si veda poi anche quel salire verso una tentata salvezza che si sa non è possibile. E quello che sorprende è che questa iconografia è presente in una Bibbia del Settecento che è stata stampata in Francia e in Olanda e che molto presumibilmente il committente, cioè Andrea Cornaro, aveva a disposizione e tramite quella, le illustrazioni che in queste ci sono, ha dettato non solo i temi ma anche l'impostazione e la composizione dei vari quadri che noi stiamo vedendo in questo momento. È solo un assaggio il nostro sulla preziosità dell'architettura palladiana e sul patrimonio artistico caratterizzante la villa. L'argomento richiede spazi consistenti. Vedremo di ricreare un nuovo appassionato momento d'incontro e nell'andare via ringraziamo per l'accoglienza la famiglia Gebel, proprietaria dell'immobile, autentica estimatrice del palladianesimo. Riprendiamo in mano la storia tra qualche minuto. Ora raggiungiamo Cadememi,
a due passi dal centro, Agriturismo d'Autore, che festeggia i piatti tipici della tradizione veneta poiché crede alla valorizzazione del territorio, delle produzioni autoctone e del turismo culturale. Ecco come si interpretino le stagioni e l'accoglienza. Alla corte di Cadememi arrivano ospiti da tutto il mondo, sia per visitare le ville patrimonio architettonico ed artistico di Piombino, sia per raggiungere le note città d'arte del Veneto. Voi, Michela, avete scelto di farli sentire proprio come a casa loro. Ecco, allora noi offriamo praticamente due cose: ospitalità nelle camere, che sono arredate una diversa dall'altra, e ho curato io personalmente l'arredamento, e poi la ristorazione, però solo su prenotazione. Noi vogliamo che le persone vengano qui per festeggiare le cose o le persone che hanno care, oppure per le cene d'affari, con stanze, ogni gruppo ha la sua stanza riservata e deve essere coccolato e anche il suo menù particolare. E quindi usiamo, 7-8 anni fa, quando abbiamo deciso di fare questa cosa, abbiamo pensato di valorizzare quello che avevamo. Quindi abbiamo valorizzato la casa e abbiamo valorizzato anche le coltivazioni che facevamo. Quindi abbiamo aumentato quella che è la corte padovana, quindi anatre, tacchini, faraone, capponi e la gallina padovana naturalmente. Ci ha fatto adesso da sottofondo. Esatto, da sottofondo. E naturalmente dopo il frutteto che avevamo, l'orto, proprio per poter offrire ai nostri ospiti quello che di meglio si può procurare, quello che mettiamo in tavola anche noi tutti i giorni. E questa era una famiglia conosciuta per mangiare bene, perché c'è sempre stato il culto dell'ospitalità e del mangiare bene. Anche prima? Anche prima, perché difatti non a caso è Cadememi. Memi era mio suocero, che aveva proprio questo spirito di grande ospitalità. E da lui abbiamo imparato, e probabilmente anche dal bisnonno prima, e quindi a noi piace avere la casa aperta alla gente e scambiare anche l'impressione, non è solo venire a mangiare, eccetera. Difatti il complimento più bello me l'ha fatto un bambino una volta, che è corso dalla mamma e ha detto: mamma, che bella questa casa che è anche un ristorante. Ed ora controlliamo la tabella di marcia. Bisogna correre perché Emma, una bimba simpaticissima di 7 anni, ci aspetta in fattoria Montebello Vicentino, la fattoria dei Mazzocco. Lasciamo dunque la provincia di Padova, facciamo un salto prima a Montecchio Maggiore, terra dell'amore di Giulietta Romeo e terra della cantina Colli Vicentini. I dirigenti della storica cantina ci accompagnano alla corte dei Mazzocco, famiglia appartenente alla cooperativa Colli Vicentini, che conta più di 1300 soci. Arriviamo. Emma sta andando a prendere le uova nel pollaio. Quest'oggi si mette in tavola un dolce molto buono, è il brasadeo. Dai Emma, il tuo cane impaziente ha capito che tira una dolce aria. Allora, portiamo gli ovetti in cucina. Tutto predisposto sul tavolo per preparare questo benedetto dolce. Spartiamoci i compiti. Tu, Emma, presenta agli amici in ascolto la ricetta. Zia Luciana ci darà una dritta per la preparazione. Vai, Emma. Una bustina di lievito. 200 grammi di uva passa. Bagnate nel reciotto. 2 uova. 200 grammi di zucchero, 200 grammi di burro, un pizzico di sale, un limone grattugiato, 2 cucchiaini di latte. Grazie Emma per aver detto tutti gli ingredienti. Adesso spieghiamo come si deve fare il brasadello. Allora, si prendono 500 grammi di farina 00, si aggiunge una bustina di lievito e si setaccia insieme. A parte facciamo sciogliere 200 grammi di burro, poi mettiamo l'uvetta sultanina, la mettiamo in ammollo con il vino reciotto. E in un'altra terrina mettiamo 200 grammi di zucchero semolato, ci aggiungiamo 2 uova e mescoliamo per bene finché diventa una crema che si scioglie bene, che si amalgama bene. Poi ci mettiamo un pizzico di sale, ci mettiamo un limone grattugiato, la buccia, solamente quella verde praticamente, e poi prendiamo la farina e la aggiungiamo a questo impasto che abbiamo sviluppato. Ci mettiamo l'uva sultanina,
E ci mettiamo il burro che avevamo fuso prima e facciamo un bel impasto morbido. Se c'è bisogno si aggiunge un cucchiaio o due di latte e poi mescolato bene facciamo un bel cerchio, diciamo un bel bersadello, come diciamo noi, e ci mettiamo sopra un po' di zucchero e un po' di granella, come piace praticamente. E poi si può infornare, e lo mettiamo in forno per un'ora a 180 gradi. E il bersadello è servito. È pronto. È tutto per questa volta, ma i discorsi riprendono settimana prossima, proprio da qui, dal punto in cui li abbiamo lasciati. Ed ora, prima di rientrare a Piombino Dese e proseguire la corsa fra terra e cielo, è come ci salutiamo, Emma? Buon pranzo, buona domenica e arrivederci alla prossima ricetta da Emma. Tra le più antiche famiglie aristocratiche di Venezia, quella di Marcello, nome illustre dell'antica Roma, rifulge per le luminose tracce impresse nella storia gloriosa della Repubblica. Furono probabilmente loro ad impiantare nelle fertili terre di Levada l'originaria villa. Uomini d'arme, amanti delle arti e della scienza, scrissero con Benedetto una pagina indelebile nell'universale storia della musica. La villa, come le ville venete spesso costruite nel 1500-1600, era proprio il centro della vita locale, dove c'era l'assenza di città più grandi come Treviso, come Padova, le grandi città medievali che hanno fatto la storia anche prima dell'arrivo delle ville. Nella campagna, quella che ancora non era campagna coltivata, le ville sono diventate proprio il centro di vita, di lavoro e di esistenza delle piccole comunità diffuse sul territorio, perché nel momento in cui da una parte i veneziani e dall'altra soprattutto i vicentini del 500-400 hanno cominciato a svolgere attività agricola, per cui a bonificare la terra e a coltivarla, ecco che servivano dei luoghi dove lavorare, dove vivere, dove far ruotare tutta questa nuova attività, questa nuova agricoltura. E le ville erano poi in Veneto i centri dove questo accadeva, tutti di vita, di lavoro, di storia, di per sé stessa. Fino alla seconda metà di questo secolo, dell'ultimo secolo passato, questa villa ha rappresentato per Piombino Dese e per il suo territorio proprio un luogo dove le cose sono accadute. Pensiamo solo alla Seconda Guerra Mondiale, la cosa più vicina, se vogliamo, nella storia. Questi luoghi sono stati, alcuni sì, alcuni no, questo sì, è stato luogo anche e teatro di avvenimenti importanti per la storia locale durante la Seconda Guerra Mondiale, dal ritiro delle truppe naziste che hanno occupato la casa e purtroppo anche catturato e tenuto segregate 300 persone per 2 settimane, purtroppo anche sacrificando alcune delle persone locali per far parlare, per rivelare segreti che chissà quali segreti volevano sapere. Dunque sono state giustiziate qui delle persone in quei giorni, negli ultimi giorni del 45, poi con la liberazione insomma sono per fortuna andati via e hanno restituito questa casa al suo territorio e alla sua popolazione. Dunque si intreccia sempre la storia con questi luoghi e con Piombino Dese sicuramente ci sono dei punti di continuo contatto con la storia locale. Questo bene è monumentale, Jacopo. Ora, come viene utilizzato? Allora, questa villa è diventata e sta diventando sempre di più un luogo di cultura e un luogo di incontro e di svago. Dunque la villa viene utilizzata in diversi modi, aperta al pubblico, sia per le visite ma anche per i ricevimenti, per esempio privati. Si vuole un po' ritrovare quel senso di appartenenza della villa al proprio territorio. Le persone una volta qui vivevano centinaia di persone attorno a questa casa un tempo. Vorremmo riportare quell'atmosfera, perché questa è la natura di queste case, cioè riportare le persone a vivere all'interno della villa, momenti ovviamente diversi dal passato, però poterla continuare a condividere, perché per questo sono nate. Le ville, e questa villa in particolare, non sono castelli, non sono luoghi costruiti per difendersi dall'esterno e escludersi dall'esterno, sono luoghi aperti, non ci sono mura. Tra natura, storia e cultura la nostra camminata oramai volge al termine. Allora è tempo di salutarci. Invito naturalmente chi non è di Piombino a venire a Piombino a visitare questa bellezza, e credo che valga la pena perderci insomma magari qualche giornata, perché alla fine quando si gustano bellezze di questo tipo poi ci si arricchisce senz'altro, quindi si va via più ricchi di quando si era arrivati. Quindi buona visita a Piombino Dese a tutti quanti.
Tanti i motivi per incontrare Piombino Dese e conoscere una storia intessuta di storie che vengono da lontano. Le abbiamo solo sfiorate e sarà bello proseguire questo viaggio per arrivare al loro centro. Scopriremo che la presenza dell'uomo lungo l'asta del Sile, databile al sesto millennio avanti Cristo, divenne più intensa nell'età del bronzo, quando i primitivi abitanti iniziavano la penetrazione nella boscaglia circostante, ricoperta di olmi, carpini, frassini, querce e popolata da cervi, lupi, cinghiali, strappando, con la pratica del debbio, gli spazi utili ad un'agricoltura di sopravvivenza e l'allevamento di ovini e bovini, e cui si aggiunsero la caccia, la pesca e la raccolta di erbe, radici selvatiche e frutti del sottobosco. La pratica del debbio è antichissima e consiste nel miglioramento dei terreni agrari, bruciando le erbe secche che ricoprono il terreno. E non abbiamo parlato del nome Piombino. Secondo alcune fonti, si dovrebbe all'esistenza di certe condutture d'acqua fatte con tubi o anche con grondaie di piombo che i romani usavano per irrigazioni ed acquedotti. E secondo altre, sarebbe da attribuirsi all'esistenza di lavoratori del piombo, metallo la cui presenza però in questo luogo è difficilmente motivabile, a meno che l'idea di quel metallo non fosse suggerita dalla consistenza e colorazione del terreno, soprattutto nelle varie aree paludose che effettivamente potevano richiamare il colore e il peso del piombo. E gli studiosi di toponomastica fanno senz'altro riferimento alla qualità del terreno, anche se ritengono che non sia risolutiva per giustificare il toponimo. Entra in campo allora il Martin Pescatore, volgarmente chiamato Piombino. Ma su questa ipotesi più accreditata e altre torneremo a parlare nel prossimo documentario che dedicheremo a Piombino. Un viaggio affascinante dalla preistoria ai nostri giorni. Arrivati a questo punto, amici, vi posso per certo dire che, pur condividendo con voi uno spazio-tempo importante, siamo insieme da mezz'ora e siamo solo all'inizio di una lunga storia, è quella di Piombino Dese. Non c'è più tempo, ma c'è il tempo di dirvi, miei cari, a tra 7 giorni e qui.